Allora, mi sembra chiaro che voi non solo non abbiate la più pallida idea di quello che sta per succedere, o forse sì, perché in realtà l'avete letto dal titolo, però insomma, vabbè, prendiamola per buona, ma sarete oltremodo increduli nello scoprire che questo titolo non è clickbait, ma è proprio vero. Siamo tornati su un gioco che ha reso anni e anni fa celebre questo canale. Questo canale che ha trattato questo franchise in mille e più modi e che è tornato finalmente, per la gioia dei propri iscritti vecchi e nuovi, grandi e piccini, a giocare a questi benedetti Pokémon. E per renderla più frizzantina, più brillante, più sgargiante, andremo ad applicare delle regole stringenti che alcune persone hanno deciso di chiamare Nuzlocke Challenge. Ora, di Nuzlocke Challenge tutti ne hanno già fatte un sacco. Questa avrà delle regole, avrà le regole normali e in più ne avrà qualcun'altra per renderlo ancora più frizzantino. Ecco dunque qui le nostre regole. Ogni Pokémon che sviene è morto, ma morto nel senso che lo portiamo al cimitero. Caput, fine. Possiamo catturare soltanto il primo dei mostriciattoli che appare in ogni percorso. Se becchiamo un doppione abbiamo la possibilità di catturarne un altro. Non abbiamo altre chance di catturare Pokémon, quindi giochiamocele bene. Il soprannome, purtroppo, è obbligatorio, anche se sapete che io odio i soprannomi. Se si finiscono i Pokémon durante un combattimento, È game over. il Pokémon iniziale dipende dall'ID del giocatore. Ovvero, se il mio ID finisce con 1 o 3, prendo erba. Se finisce con 2 o 4, prendo fuoco. Se finisce con 5-6 prendo acqua, se finisce con 0 potrò scegliere, incredibile. Non si possono usare pozioni né strumenti curativi durante la lotta, fuori sì perché raga, cioè, non mi va di starci a spendere migliaia di ore e poi morire come un cretino per un avvelenamento, ecco. Non si possono utilizzare leggendari, ma questo non è un problema, e non si può fuggire, ok? Quindi se becchiamo un Pokémon selvatico, ce lo dobbiamo tenere e ucciderlo. Spero di ricordarmi tutte queste regole, me le terrò magari qui a fianco mentre gioco perché sennò è la fine, e direi che possiamo cominciare la nostra avventura nel magico mondo dei Pokémon. È molto che aspetti? Ormai sono anni che aspetto. Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon, come se non ci fossimo mai stati. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Ma va, come no? A volte i Pokémon sono compagni di gioco, altre volte preziosi collaboratori, altre volte ancora sex toys. No, volevo dire. Prima di tutto, parlami un po' di te. Sei una ragazza o un ragazzo? Beh, noi, fino a prova contraria, siamo un ragazzo. Allora sei un ragazzo, sì. Allora, siccome ho deciso di far capire immediatamente chi comanda in questo gioco, ho deciso di chiamarmi Maestà. Bene, Maestà. È arrivato il grande momento. Vabbè, insomma. Siamo qui nella nostra cameretta, non è cambiato assolutamente nulla da quando ci giocavamo anni e anni fa. Ah no, aspetta, forse c'era uno strumento, non mi ricordo già più. Oddio, la madre ha finito di parlare, il PC di Maestà si è acceso. Guarda che impazzisco. Ed eccoci a Borgo Foglianova, nella ridente cittadina di Borgo Foglianova. Quanti ricordi! Chi è questa? Oh, ah, è Cetra. Come al solito, noi potremo entrare nelle case dei nostri vicini senza chiedere il permesso, e loro non si arrabbieranno minimamente. Ehi, maestà! Cerchi Cetra, è al primo piano. Come al solito, sta giocando con i Pokémon. E tu? Non hai portato il tuo Pokémon? Ah, già. Tu non hai ancora un tuo Pokémon. Ma sfotte? Sta sfottendo, raga. Ma come ti permetti? Chissà da quanto tempo sono fermi lì così, a non fare nulla. Cioè, a una certa io mezzo mi preoccuperei se fossi il padre. Però, insomma, parliamole. Ehi, maestà! Non mi abituerò mai a questa cosa. Il professor Elm ti stava cercando, sei già passato al laboratorio? No, sono qui a perdere tempo con te. Ma che borsa strepitosa! Ma grazie, tesoro! Ma c'è, ma dai! Eccola, eccolo, guarda. Guarda che c'è un guardone. Guarda, eh. Guarda cosa succede se gli andiamo da dietro. Nonna. Oh, ma come ti permetti? Ma ti faccio arrivare la guardia reale, amico.
Cioè, non hai capito forse con chi hai a che fare. Non l'ha capito, sicuro. Maestà, ti aspettavo, lo so, certo, è normale. Darò un Pokémon anche a te, mi sembra più che chiaro. Prova a tenerlo al tuo fianco, ci proviamo, dato che questa è una Nuzlocke, quindi se muore, muore per sempre, insomma. Professor Helm, anche detto scaricabarile. Allora, la nostra scheda allenatore termina con uno 0. Che culo! Oh, 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 oh. Allora possiamo scegliere, secondo le nostre regole, possiamo scegliere lo starter che vogliamo. Ovviamente gli starter di questa regione li conosciamo a memoria. Abbiamo Chikorita, Pokémon di tipo erba. Abbiamo Cyndaquil, Pokémon di tipo fuoco. E abbiamo Totodile, Pokémon di tipo acqua. Ora, non è che mi facciano impazzire nessuno dei tre, però siccome sono un pro, prenderò Chikorita. Vuoi dare un soprannome a Chikorita che hai ricevuto? Direi proprio di sì. È un maschio. Ma come è un maschio? Ma non ha senso Chikorita maschio. Lo chiamerò Tranvione, perché è ovvio che non sia nato maschio. Hai scelto Tranvione come soprannome, va bene? Va benissimo. Allora, dobbiamo andare a trovare questo Mr. Pokémon che abita a Florescopoli. Prendi questo, ti servirà per il viaggio. Grazie, grazie mille, davvero. Tu hai ricevuto Chikorita, eh? Già, è qua con me. Ok, è stato un bel incontro, Cetra, non mi hai detto sostanzialmente nulla, ci ha detto però che possiamo parlare con... Oh mio Dio, bruttissimo. Ma che è? Sembra un sacchetto della spazzatura, sembra un Trubbish, così. No, niente, lui continua a dire sempre le stesse cose. Oh mio Dio! Ma non hai proprio il minimo rispetto, ti insegnerò le buone maniere, vedrai. Allora, andiamo a casa di mamma per farle vedere il nostro nuovo amico, con il quale la lasceremo per sempre. Ehi! Me ne stavo per dimenticare, segnati il mio numero di telefono, già lì che ci prova con noi, siamo piccolini in teoria, dai, stai buono un attimo. Tocca andare nell'erba, ma siccome non abbiamo ancora Pokéball, questo percorso sostanzialmente non conterà. Però ovviamente non possiamo scappare da questa lotta. Appare un Pidgey, livello 4, femmina. Oddio che ricordi, mi mancava giocare. Allora... facciamo una bella azione. Ah, è più veloce di noi, madonna mia. Tranvione, ma che cavolo. Ok, ottimo. Stiamo andando molto bene. E insomma, con appena 5 azioni l'abbiamo fatto fuori. È stato più difficile del previsto. Non arriviamo neanche al 6, ma spero di non beccare altri Pokémon, se no moriamo. Allora, fatemi vedere. A 8 PS. Il fatto è che se ci fanno 2 azioni noi siamo morti. Fatemela curare, va la borsa. Ce l'abbiamo una pozione? Non abbiamo una pozione, ma questo è gravissimo. Ok, raga, siamo molto vicini alla fine della nostra avventura, direi. Fatemi pensare, si può evitare l'erba in qualche modo? Tipo, questo è solo un blocco, ok. Questo è un po' oh mio Dio, paurissimo. Ho paurissimo. Vabbè. Ah, niente, raga, non possiamo fare nulla. Possiamo solo sperare di non beccare nessuno. Sì, questo è culo. Questo è stato culo. Mio Dio, che ansia. Eccala, oddio. Ah, niente, raga, potrebbe già essere finita. Ok, al 2, meglio. Meglio, però dobbiamo arrivare alla prossima città. Non in fretta, di più. Ti prego, Chikorita. Resisti. Oh, comunque questo fa sempre azione. Ma non ce l'hai un'altra mossa? Mannaggia te, oh. Brutto colpo, adesso lo fai brutto colpo, che è inutile. 15 punti, sali? Sì, ok. Questo è importante, prendiamo 2 PS in più che sono preziosissimi in questo frangente. E attenzione perché qua potremmo aver raggiunto la nostra meta finalmente. Sì, per fortuna, mamma mia, oh. C'ho il fiatone, oddio. Ti posso insegnare un paio di cose, va bene nonnino. Ma ricordati che io sono il tuo re. Oh, arzillo il nonnino, corre. Oh, finalmente ci possiamo muovere a una velocità decente. Ok, andiamo dal nostro migliore amico, ovvero il centro Pokémon. Ci staremo, credo, per la metà del tempo in questa partita. Mi dispiace, stiamo lavorando al piano inferiore ora e non è accessibile al pubblico. Riprova più tardi, ma questi non hanno ancora capito con chi hanno a che fare, secondo me. Cioè, ma il mio nome non è già abbastanza evocativo? Evidentemente no. Vuoi testare le tue abilità come allenatore di Pokémon? Sfida le palestre della regione di Johto per vincere le medaglie. Beh sì, è un pochino lo scopo di questo gioco, quindi grazie per il consiglio, ma ci potevo arrivare anche da solo, ecco. Allora, prima di proseguire, direi di fare un attimo incetta di pozioni. Compra.
Pozione, quanti soldi abbiamo? Ne prenderei 5. Ovvero metà del nostro patrimonio, ma è importante. E dirigiamoci verso il perk... No, scherzavo. Che succede? Che vuoi, amico? Pant, pant, pant. Non so come, ma ho fatto in tempo. Beh, le scarpe da corsa, per forza ce l'hai fatta. È apparso un altro PJ che vorrei catturare, ma ovviamente non posso, perché non ci sono ancora state date le Pokéball. Quindi non possiamo fare altro che sconfiggerlo e grindare un po'. Foglie lama non è il massimo, non so perché l'abbia usato. Vabbè, che anche azione. Grande! No, vabbè. Scusami, avevamo preso un vantaggio, lo sei andato a sciupare così. Incredibile. Ora, le ghicocche, non mi ricordo bene se sono simili alle bacche o se sono cose diverse. Non me lo ricordo davvero. Scrivetemelo qua sotto perché non ne ho proprio idea. No, non sono come le bacche. Eh no, perché c'hanno i colori. No, niente, ho detto una stronzata. Strano. Un incontro selvatico, vediamo chi è. Un Kakuna livello 4. Vabbè, con lui stiamo tranquilli, credo abbia tipo solo rafforzatore. Oddio, diventa lunghissima però così. Lunghissima, cioè non si muove. Avrà già usato rafforzatore 25 volte, cioè ormai è inattaccabile. 6 and a half hours later. Oh, finalmente morto. Arriviamo al 7? Sì. Top, top de gamma. Che è, oh, che state a fa? Mica è vostra la strada, eh? Amico, vai rattata. Ah beh, allora siamo a posto. Un altro Kakuna, oh mio Dio, è un incubo. Maestà, ottiene uovo mistero, un uovo di drago molto probabilmente. Ecco, ora una domanda per voi però. Questo uovo, io lo posso tenere? Cioè, si può, può essere, diciamo così, inquadrato come il primo Pokémon che incontro qui? No, però fatemelo sapere perché non ne sono sicuro. E questo cos'è? Ma com'è che cos'è? Ma scusami, è il lavoro tuo, come fai a non saperlo? Pronto? Maestà? È un disastro, è davvero terribile. Accorrete, vostra maestà. Devi venire subito qui, e intanto ci vengo se ne ho voglia, sempre per lo stesso motivo di cui sopra. Però, insomma, andiamo ad aiutare questo povero uomo che sta morendo. Attenzione, attenzione! Eccolo qua, il nostro amico rossastro. Parte la sfida di ragazzino passante. Signor ragazzino passante, salve, come se la passa? Mamma mia, brutta questa. Dai, fatti valere, e niente, cioè, sei due livelli più su e sei comunque più lento. Complimenti, davvero. Fulmi sguardo. Ah, quindi la giochi di tattica, la giochi come una persona che sa giocare. Noi no, non andiamo avanti dritti per la nostra strada, ecco. Speriamo nella fortuna, appunto. Che è? Che è? Che è successo? Che è successo? Quella è la mia scheda allenatore. Ma scusami, ma cosa fai? Rubi le schede allenatore, amico? Ah, interessante. Questo è ovviamente, come si può dire, un bug del mio Nintendo, no? Perché, come vi dicevo, il mio Nintendo originale ha questo tipo di problemi. Mi spiace, va così. No, allora giuro che non sono stato io, Lo giuro su questi... quadrati neri glitchati che si muovono sotto di noi. Direi che è chiaro dove andrà a parare questa serie. Purtroppo non ci stavano abbastanza lettere per chiamarlo in italiano, con la versione italiana. Però insomma, anche così è abbastanza soddisfacente, devo dire. Perché tutta questa incredulità? Cioè, sembra che non abbia mai visto nessuno intraprendere questa carriera, questo viaggio. È incredibile. Sì che dovrebbero essere tutti abituati a queste cose. A quanto pare no. Ok, dirigiamoci a Violapoli. Sperando di non morire prima del tempo. Ecco, eccala, guarda. Aiuto, eccoti qua. Che gioia. Maestà. Ah, siamo arrivati al punto in cui saltano, sostanzialmente. Saltano un sacco e saltando, sostanzialmente, catturi le cose. Adesso ci fa vedere meglio, infatti parte un tutorial in cui noi salteremo. E ci dà finalmente queste cavolo di Pokéball. E da qua diciamo che la nostra Nuzlocke comincia. Perché adesso appena faremo un passo molto probabilmente incontreremo il nostro secondo compagno d'avventura. E io ho molta paura, spero non sia un Kakuna, però insomma, siete pronti? 1, 2, 3. Volevi! Vole, guarda che...
che faccia, guarda che faccia, non se l'aspettava.